Sindaco, la squadra è fatta, che giunta pensa di aver formato? Beh, una giunta motivata con una grande dote di cambiamento e rinnovamento, perché ho detto, durante la campagna elettorale io ho registrato molto entusiasmo, molto supporto da parte di tutti i componenti dell'intera coalizione, a vario titolo coinvolto, tra candidati, simpatizzanti di partito o componenti di direttivo, ma anche di cittadini che mano a mano si sono avvicinati. Bene, queste energie, tutte queste proposte, molti di loro già nel programma si erano occupati di dare il proprio contributo, credo che a questo punto deve essere messo a disposizione della città nell'interesse esclusivo per produrre quegli atti che sono necessari, che da troppo tempo si aspettano. Ci è voluto un mese quasi, torno a ripetere, solo per calibrare bene soprattutto le, come dobbiamo dire, le competenze, perché un minuto dopo, sia ben chiaro, ci occuperemo di dare anche un nuovo assetto organizzativo all'ente, quindi ho dovuto innanzitutto anche trovare gli equilibri, non di natura politica soprattutto, di natura legata anche alla componente della parità di genere, perché va detto che è un aspetto che, di novità, che richiede maggiore approfondimento. Ho avuto sempre la voglia, la volontà di avere un dialogo aperto con i partiti della coalizione, chiedendo anche delle indicazioni proprio per cercare di fare una giunta che sia espressione di tutti e che quindi assicuri efficacia. Il prossimo passo è il Presidente del Consiglio, anche su quello sono stati trovati gli equilibri, al primo Consiglio Comunale sarà eletto. La presenza del Senatore Perrone è una mia volontà precisa di far avvalere la giunta alla città della sua capacità, delle sue competenze, anche perché lui deve svolgere e completare un ufficio importante, quello della presidenza regionale di ANCI, che è una grandissima opportunità per la città e per l'intero territorio. Io su questo voglio essere molto molto chiaro, perché l'ANCI è l'associazione che praticamente è coinvolta in tutti i processi, è l'interlocutore diretto con la regione e con i ministeri, e credo che per una città avere al proprio interno il presidente dell'ANCI con tutte le sue doti di capacità e di esperienza non può che portare valore aggiunto. Dopo 18 mesi tra commissariamento e anatra zoppa, che lavoro l'attende? Beh, innanzitutto di mettere in ordine tutto quelle necessità che nel frattempo si sono accumulate nella città. Io faccio sempre l'esempio, ma quello è solo un esempio, quello legato alla manutenzione del patrimonio. Immediatamente dopo di mettere mano a tutti quegli aspetti regolamentari, anche statutari, che devono essere necessariamente rivisti, e di questo è importante anche proprio l'assetto organizzativo dell'intera macchina, e iniziare ad attuare le prime linee programmatiche, con ovviamente in questo scorcio di anno poche cose ma assolutamente fattibili. Per questo è importante l'approvazione del bilancio, anche perché dobbiamo dare delle risposte importanti in termini di fiscalità locale, di risorse destinate alle categorie più deboli, perché io in questo mese che ho iniziato puntualmente a ricevere il pubblico non avevo visto male quando avevo detto che la prima priorità è il lavoro, quindi le prime azioni di natura immateriale, anche i primi provvedimenti di giunta, saranno tutti legati a dare le migliori risposte possibili in termini di offerta di lavoro, e ovviamente, quando dico offerta di lavoro, di facilitare nel miglior modo possibile le condizioni affinché ci sia insediamento di attività produttive, o comunque che il comune non sia mai di ostacolo a queste.